Focus. Ragazzi, benvenuti, siamo su un nuovo gioco di navi da guerra. Siamo su World of Warship. Ragazzi, abbiamo già, ho livellato una nave qui, ho comprato un'altra nave livello 2, ma andiamo con ordine, ragazzi. Vi mostro qua, tutte le navi sono di tier 1, sono le navi piccoline. Guardate qua, abbiamo quella giapponese, andiamola a guardare, ragazzi. Ecco la nave giapponese, ragazzi. Vedete, ve la posso far vedere così, in questo modo. Poi abbiamo anche la nave americana. Guardate, queste sono le navi più piccole del gioco, vedete? Tutte le navi. Poi abbiamo quella cinese. Non male, ragazzi. E poi tutte le altre abbiamo, io sto utilizzando per ora questa qua, francese, ragazzi. Ogni nave ha le sue caratteristiche. Questa qua, vedete, ha la resistenza 7, artiglieria 1, difesa contraria 1, adesso, ragazzi, noi prima utilizziamo la nave francese tier 1 livello 1, e poi anche la nave francese livello 2, che è molto più forte, ragazzi. Prima andiamo con questa e andiamo battaglia, ragazzi. Proviamo a fare subito una bella partidozza e vediamo come va. Eccoci, ragazzi, siamo in attesa di giocatori, vedete? In attesa di giocatori, 15 secondi, qua c'è la mappa, vedete? Abbiamo un punto A, c'è la zona nostra, la zona avversaria. Dobbiamo catturare la zona avversaria oppure uccidere tutti i nemici o fare più punti degli altri, ecco. Qua, ragazzi, ecco, questa è la nostra nave, guardate. Non male. E adesso si inizia la partita. Eccolo qua, ragazzi. Noi siamo vicino alla nostra base. Vediamo un po'. Noi ci, magari andiamo vicino ai nostri compagni di squadra. Andiamo da questa parte con la bandiera francese, la nostra nave, guardate. Abbiamo anche l'estintore in basso, vedete? Cioè, con la R, se noi bruciamo, possiamo premere R e con l'estintore, ecco, riusciamo a spegnere le fiamme se ci colpiscono. Poi, ragazzi, abbiamo anche tre cannoni. Le barrette che vedete sopra sono tre cannoni, e quindi questa nave comunque è molto resistente, resistente per essere livello 1. Vediamo un po'. Adesso non vediamo ancora nemici, perché ogni nave ha il suo sistema di occultamento, ovvero questa nave, per esempio, diciamo che è più vistosa rispetto alle altre. Ecco, adesso io ho visto un nemico, però poi è scomparso, non capisco il motivo. Ah, eccolo qua. No, quello è il nostro compagno, quello è il nostro alleato. Ok, vediamo. Eccolo là, il nemico. Prendiamo. Ecco, qua c'è lo zoom. E possiamo mirare un attimo solo, ragazzi, che ok, là sotto non ci arriviamo, ragazzi, ci dobbiamo avvicinare fino al giù. Non ci arriviamo. Oh, ragazzi, mi stanno sparando, occhio. L'ho preso una volta, ragazzi. Vai. L'hanno ucciso gli altri. Va bene, ci concentriamo negli altri. L'abbiamo colpito. Buona. L'abbiamo colpito, ragazzi. Vai così. Vai, vai così, ragazzi, lo danneggiamo. L'hanno ucciso i nostri compagni di squadra. Vai, ammazziamo questo. Perfetto, l'abbiamo colpito, ragazzi. Vai così. Bella, 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 bella. E vediamo di colpire il nostro compagno di squadra. Guardate, si sono scontrati ed è morto. Ok, là c'è un altro nemico. Devo levare qua lo zoom. Ok, qua c'è un altro.
Vai. Oh, stiamo andando verso... Ok. Andiamo nei nostri compagni di squadra. Oh, qua c'è un altro. Ammazziamo questo prima. Non ci arriviamo là? Vai così. Ok, morto ragazzi, è morto. La nostra vittoria è vicina. La nostra vittoria è vicina. Qua ce n'è uno. È morto ragazzi, qua c'è un altro. Non sparare agli alleati. Morto, vai che lo distruggiamo. Bella ragazzi. Grandissimo. Ragazzi, non ho ucciso neanche uno, però l'ho danneggiato parecchio. Perfetto ragazzi. Ragazzi, adesso proviamo la nave Tier 2, ragazzi, di livello 2. E vediamo se riusciamo a... Questa, ragazzi, è potente come nave, ma sicuramente ci metterà dei nemici, diciamo, tosti. Abbiamo messo adesso i proiettili perforanti con il tasto numero 2. Là c'è un nemico. Andiamolo subito ad ingaggiare. Oh, guardate questo qua che è carino. Guardate ragazzi, guardate. Boom! No, non l'ho preso. Vabbè. Vai, che l'ho colpito. Ok, l'hanno ucciso, perfetto. Là c'è un'altra nave. Ho una mosca qua davanti. Siluri dritti di prua. Avvistato incrociatore nemico. Vai così ragazzi. Oh, mi hanno beccato, non so da dove ragazzi. Dobbiamo far fuori quello. Ok, lo stanno facendo fuori. Manca l'ultimo colpo e ci occupiamo dei nemici, degli altri nemici, ragazzi. Magari vediamo. La nostra squadra è in vantaggio. La nostra squadra è in vantaggio, ragazzi. Attimo solo che devo fare manovra. Mi sono troppo allargato. Devo fare manovra e uccidere i nemici che sono nella nostra base. Vediamo quanti sono. 4 nemici in vita. 4 nemici in vita, ragazzi. La nostra squadra è in vantaggio. Ok, siamo in vantaggio, questo è un bene. Là c'è una nave ferma. Ci proviamo, ragazzi, sarà un colpo difficilissimo. Vediamo i nostri proiettili come vanno. Boom! Attenzione! Bellissima, l'hanno distrutto. Ok. Continuiamo a bombardare il nemico. Ok. L'ho mancato di pochissimo. Comunque sono ormai sono quasi morti. Dobbiamo, hanno la montagna davanti, non riesco a colpirli, ragazzi. Vai. Vai che l'ho colpito.
incrociatore nemico sta colando picco. Ragazzi, ucciso! Prima kill per noi. Là ce n'è un altro. Vediamo, vediamo un proiettile dove va. Boom! Colpito, ragazzi. Purtroppo abbiamo adesso la... abbiamo la montagna davanti. Dai che lo stanno uccidendo. Ci stanno pensando i nostri compagni di squadra. Dai, dai, così, bravo. Non ci arrivo qui perché ho la montagna, ragazzi. Non riesco ad ucciderlo. L'hanno killato. Ragazzi, bellissima. Bellissima anche questa. Anche questa, ragazzi. Eccolo. Là ce n'è uno, ragazzi, ma è troppo lontano. Quindi dobbiamo avvicinarci. E adesso ci proviamo, ragazzi. Vai così. Guardiamo il proiettile dove va. Oh, l'abbiamo colpito. L'abbiamo colpito, ragazzi. Vai così. Mamma mia, ragazzi. Nave distrutta. Vai così. Incrociatore nemico distrutto. Boom! Attenzione, un altro. Li abbiamo distrutti alla grande, ma questi proprio si sono messi proprio a catena e li ho ammazzati tutti. Non è che erano molto intelligenti questi qua. Oh, c'è solo una nave. Solo una nave, c'è nemica. Ce n'è uno lì. Andiamolo ad ammazzare, ragazzi. Ci proviamo. Vai, 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 vai. All'attacco, ragazzi. All'attacco. All'attacco. Ci proviamo. Passiamo tra queste due montagne. Proviamo ad ammazzare l'ultimo sopravvissuto. Lo stanno uccidendo i miei compagni, quindi la kill purtroppo me la prendo io. Volevo ucciderlo, ragazzi, ma non ci sono riuscito perché la nave comunque è lenta. Dai, 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 ammazzatelo. Ragazzi, ma dove? Ma qua sono peggio. Troppo forte, ragazzi. Troppo forte. Vabbè, ragazzi, questa è la nostra nave. Io ho migliorato lo scafo, come vedete è bellissima la nostra nave adesso. Mi piace tantissimo. E ragazzi, che vi devo dire? Mi piace tantissimo questo gioco. Magari la prossima volta proviamo a comprare le armi più potenti, con i cannoni più potenti, di utilizzare i siluri e quant'altro. Oh, ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questo gioco. Lasciate tanti like, commentate. Ditemi se giocate anche voi, così ci possiamo unire e giocare insieme, ragazzi. Creiamo un clan e giochiamo contro gli altri, ragazzi. Che ne dite? Vabbè. Ragazzi, questo gioco vi raccomando, lo trovate free to play su Steam, quindi scaricatelo, è gratis, pesa tanti giga, non so quanti giga è, ma è comunque sui 30 giga, non mi ricordo di preciso, comunque pesa un bel po', però ragazzi è molto bello, quindi ve lo consiglio. Ragazzi, per questo episodio è tutto, lasciate un bel like, commentate in tanti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci becchiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!